Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB 8 13 Est, frequenza 12.149. Qui è posizionato il ritrovo di partenza della prossima 66esima Coppa Agostoni. Da qui i corridori cominceranno un piccolo trasferimento che li porterà al chilometro zero della corsa. Oggi faremo il percorso insieme. Seguitemi. Dopo un breve trasferimento raggiungiamo la Villa Reale, la bellissima Villa Reale. Qui è posto il chilometro zero di questa 66esima edizione della Coppa Agostoni. 196 km, 500 metri sulle bellissime strade della Brianza. Andiamo! Abbiamo lasciato da poco Bellagio e proprio in questo momento comincia la salita del Ghisallo. Siamo a 83 km dalla partenza, a circa 113 km dall'arrivo. Ghisallo è una delle salite tra le più importanti di questa Agostoni. Sono 10 km di ascesa con una pendenza media attorno al 5,5%, ma con pendenze massime che arrivano anche al 12-13%. I primi chilometri, proprio questi che sto percorrendo in questo momento, sono i più difficili. Qui è dove ci sarà sicuramente il grosso della selezione, come sempre, considerando che il 17 di agosto farà anche un caldo pazzesco. Dopo i primi 6 chilometri, che sono anche i più difficili del Ghisallo, la strada spiana, addirittura nel tratto in cui mi trovo siamo in discesa, ma non facciamoci confondere, perché tra circa 500 metri cominceranno i 2 chilometri finali del Ghisallo, ancora molto impegnativi. Dopo il breve tratto di discesa cominciano i 2 chilometri finali di questa ascesa del Ghisallo. Tra poco ci saranno anche dei tornanti e a quel punto saremo a 500 metri dal Gran Premio della Montagna. Ma non ci sarà il tempo di respirare perché immediatamente dopo
ci sarà una picchiata verso Canzo, una discesa molto veloce che tra poco mi presterò a fare con molta gioia. Siamo agli ultimi 200 metri prima dello scollinamento. Ormai la salita del Ghisallo è alle spalle. Intravedo appunto il cartello che indica Magreglio e a sinistra la bellissima chiesa proprio di Madonna del Ghisallo. Quindi questo è la fine di uno dei primi punti caldi della corsa. Sicuramente ci sarà una grande selezione. Siamo nel piazzale della Madonna del Ghisallo. Qui è posto il Gran Premio della Montagna e da qui comincia la lunga discesa che porterà i corridori nella zona di erba. Erba dove è anche posto rifornimento fisso, di solito grande meta degli appassionati dove si possono raccogliere cimeli anche per lasciare un mondo pulito e quindi non lasciare in giro borracce nei sacchetti del rifornimento. Arriveremo molto velocemente a erba perché la discesa è bella, molto larga, molto ampia e soprattutto molto veloce. Siamo ai piedi del Colle Brianza, arriveremo a 594 metri proprio al Gran Premio della Montagna in località Piecastello. Siamo a 138 km dal via, 58 km dall'arrivo. Questa salita è di 4,5 km, una pendenza media attorno al 5,5%, con un piccolo tratto che raggiunge anche il 10%. Siamo agli ultimi 300 metri da Gran Premio della Montagna di Colle Brianza. Immediatamente dopo comincia la discesa, ma una discesa, un breve tratto di discesa che porterà i corridori ai piedi di quello che sarà, secondo me, il punto principale di questa 66esima edizione della Coppa Agostoni. Una salita inedita. Una salita molto dura, corta, ripidissima, che presto andiamo a scoprire, ma prima la discesa.
breve tratto di discesa che divide il Gran Premio della Montagna di Colle Brianza, che ho alle mie spalle, dal tratto di salita che tra poco spiegherò è il tratto inedito per questa Coppa Agostoni, meno per il sottoscritto, perché qui, quando ero corridore mezzo secolo fa, venivo a preparare le classiche del nord. Ho da poco lasciato il bivio e qui siamo praticamente ai piedi di una salita inedita per la Coppa Agostoni, è il Gran Premio della Montagna di Cagliano, o più conosciuto come salita di Giovenzana. La quota finale del GPM sono 633 metri, è una salita non molto lunga, sono solo 4 km, ma vi posso garantire che di tutte le salite di questa 66esima Coppa Agostoni è la più difficile, una pendenza media in questi 4 km dell'8,5% e si toccano punte anche del 15%. E qui per attaccare serviranno buone gambe e soprattutto tanto coraggio, anche perché al Gran Premio della Montagna mancheranno ancora 50 km alla conclusione. 50 km tutt'altro che pianeggianti, ma lasciate alle spalle veramente la salita di Cagliano. Penso che i corridori possano dire di aver fatto il grosso di questa 66esima edizione della Coppa Agostoni. Proprio in questo tratto finisce il Gran Premio della Montagna di Cagliano, a questo punto ci sarà nuovamente la discesa e divide da qui all'arrivo di Lissone solo lo strappo di Sirtori. Entriamo nel finale della tappa, anche se il grosso, le grosse difficoltà, diciamo che in questo punto finiscono. Dopo il Gran Premio della Montagna di Cagliano, questo è il primo tratto di discesa, qui poco fa i corridori sono transitati proprio dopo lo scollinamento del Colle Brianza, quindi abbiamo fatto questo giro, questo piccolo giro, qui il pubblico potrebbe, se ne hanno voglia, vedere il passaggio dei corridori per due volte. Siamo al termine della Sirtori, è l'ultima asperità della giornata, qui finiscono le salite della Coppa Agostoni, ma non torneremo a Lissone dagli stradoni ampi e larghi della Brianza, ma faremo stradine strette, abbastanza tortuose, passando da Missaglia. L'arrivo comunque non è molto lontano perché mancano circa 38 km alla conclusione. Qui siamo a 30 km dalla conclusione, a Missaglia, in località Naresso. Come vedete le strade sono abbastanza strette e tortuose, ma saranno così fino alla conclusione.
Qui termina la mia Agostoni. Non mi resta che darvi appuntamento al 17 agosto per la 66esima edizione. Quando vedrete questo filmato io sarò dall'altra parte del mondo, ma questo probabilmente importa poco. Quello che importa è adesso darvi un caloroso saluto da Marco Saligari a te, Brambilla, che so che sei in ottima compagnia. Passione, tecnica, team, allenamento, gare, tutto quello che gira intorno al ciclismo. Un canale di solo ciclismo non c'era. Bike Show l'ha acceso 24 ore su 24. Bike Show, il primo canale del grande ciclismo. In onda adesso su Sky, anche su HTV 8 13° Est, frequenza 12.149.